cari amici, ciao a tutti. L'argomento di questa nostra chiacchierata di oggi è l'intestino. Cos'è l'intestino? L'intestino è molto più di un tubo attraverso il quale passano gli alimenti per poi finire nella sua ultima parte nel retto dove avviene il serbatoio, dove è presente il serbatoio delle feci. È molto più di un organo che serve ad assorbire gli alimenti, i principi nutritizi. L'intestino è un organo anche importantissimo, organo immunitario. Infatti, a livello dell'intestino, precisamente nella sottomucosa, esistono, per esempio, degli aggregati di organi linfatici, le cosiddette placche di Peye. Inoltre, nel lume, cioè nel canale intestinale, aderenti all'epitelio che riveste la sua superficie, ci sono numerosi batteri, i quali svolgono un ruolo importantissimo nel modulare l'efficienza del sistema immunitario. Inoltre, l'intestino è anche praticamente un organo nervoso. È stato soprannominato il secondo cervello. Infatti, a livello intestinale, esistono delle cellule chiamate enterocromaffini, le quali producono un neurotrasmettitore molto famoso che si chiama serotonina, la quale è responsabile del nostro senso di benessere, di appagamento, di rilassamento. L'intestino separa il non self, cioè l'ambiente esterno e tutto quello che attraverso gli alimenti ci viene dall'ambiente esterno, dal self e proprio attraverso e anche la funzione del sistema immunitario. Il grosso problema delle nostre abitudini alimentari, della nostra cultura, è che noi purtroppo considerando l'intestino soltanto un canale o un serbatoio per le feci, lo trattiamo come tale. E invece, chiaramente, non è così. Che cosa succede quando la parete, la membrana, l'epitelio che riveste l'intestino si danneggia? E questo può avvenire per molteplici cause, ma particolarmente in conseguenza della cosiddetta disbiosi intestinale. La disbiosi intestinale è una situazione di alterato rapporto fra le varie centinaia di specie batteriche e fungine che lo popolano e le quali hanno stabilito col nostro organismo un rapporto di convivenza reciprocamente utile. Quando questo rapporto viene alterato, e questo si può verificare per molteplici fattori, quali ad esempio tossici alimentari, un'alimentazione scorretta, per l'utilizzo a volte incongruo di terapie importanti come sono le terapie antibiotiche oppure le terapie cortisoniche, questa flora batterica si altera e di conseguenza hanno il sopravvento e si sviluppano in maniera eccessiva delle specie e batteriche, ma soprattutto fungine, come per esempio la candida. Che cosa succede inoltre? Succede che l'infiammazione della superficie intestinale determina un danneggiamento delle cellule che sono messe a stretto contatto. La membrana che riveste l'intestino, separando il materiale alimentare da quello che sta dentro di noi, è costituita da tante cellule che come dei mattoni sono messi a stretto contatto l'una dell'altra, in modo tale che le sostanze che non sono state ancora digerite non possano passare, e possano passare solo se vengono
fagocitate dalle cellule stesse, che le smembrano ulteriormente queste sostanze e, ulteriormente digerite, le fanno passare dall'altra parte della cellula, dove sono pronte per essere utilizzate dal nostro organismo. Quando questa continuità è danneggiata in conseguenza di un'infiammazione, si verifica quella che dagli autori inglesi è chiamata la leaky gut syndrome, cioè la sindrome dell'intestino poroso. In poche parole, si vengono a creare degli spazi, dei buchi, dei pori fra una cellula e l'altra. Sono dei grossi spazi che non dovrebbero esserci fisiologicamente, e attraverso questi buchi fra una cellula e l'altra vengono a passare delle sostanze non ancora completamente digerite, le quali si comportano come antigeni, cioè come sostanze che stimolano la produzione di anticorpi. E a seconda della tipologia di anticorpo che verrà prodotto, si possono avere delle allergie di origine alimentare oppure delle intolleranze di origine alimentare. Quindi, praticamente, è importante che noi manteniamo anche una buona salute fra le varie specie batteriche e fungine, perché queste ci sono utili, sono nostri alleati. Pensiamo ad esempio all'importanza dei bifidobatteri. I bifidobatteri sono addirittura degli istruttori delle nostre difese naturali. Infatti è stato addirittura filmato il comportamento di una cellula immunitaria lasciata da sola, che non ha mai avuto contatto con un bifidobatterio, quando questa vede passare un altro batterio patogeno, si comporta come se non lo avesse visto. Mentre invece, se per esempio è messa a contatto di un bifidobatterio, se è stata fatta crescere insieme a un bifidobatterio, appena vede un batterio patogeno, se lo mangia. Penso che questo piccolo esempio, così semplice, sia molto significativo. Quindi noi dobbiamo rispettare il nostro intestino. Dobbiamo pensare a quanto siano importanti questi batteri, importanti per funzioni metaboliche, per esempio per il metabolismo degli zuccheri, come ho ricordato, importanti per l'istruzione, per la modulazione del sistema immunitario, importanti per l'eliminazione dei metalli pesanti, per esempio le stesse candide, che se si sviluppano in eccesso vengono a determinare dei grossi problemi, hanno tuttavia essi stessi un loro ruolo, che è per l'appunto quello di eliminare i metalli pesanti. Inoltre, molti batteri producono delle vitamine e dei fattori vitaminosimili, producono, che sono utilissimi per noi, producono delle sostanze come per esempio l'acido butirrico, che serve per migliorare il trofismo, per migliorare la salute delle cellule epiteliali di rivestimento, in grado quindi anche di riparare eventuali lesioni che a questo livello possono determinarsi. Quindi, qual è il messaggio di questa nostra chiacchierata? Portiamo rispetto al nostro intestino. Pensiamo che in esso convivono con noi miliardi di batteri, la maggior parte dei quali sono batteri buoni, che hanno stabilito con noi un'alleanza esistenziale. Pensiamo che senza batteri nell'intestino non è possibile la vita e la sopravvivenza. Pensiamo quindi a quanto siano importanti e di conseguenza comportiamoci in modo tale da rispettarli, da favorirne una buona salute, la cosiddetta eubiosi intestinale. Quindi il messaggio, lo ribadisco, è quello di rispettiamo questi nostri amici. Pensiamo che addirittura per ogni cellula intestinale sono presenti 10 cellule batteriche. Quindi capite, anche in termini quantitativi, quanto sia importante questo organo. Cari amici, sperando che questa chiacchierata sia stata efficace, vi saluto e vi auguro una buona giornata.